Buongiorno, dottor Di Tibaldi. È un matto un po' strano, ma per me è bello perché diamo più valore a certe cose non più artistiche anche, a cui non siamo soliti dare tanto valore. E lei ha pubblicato il quarto libro con Mimesis per raccontare, narrare delle storie di guarigione, per convincere un po' anche gli psichiatri, gli operatori del settore che è possibile guarire. E, il titolo è la pratica quotidiana della speranza, e si parla di una, c'è una bellissima metafora riguardante la rosa del mare, fatta da Patricia Deegan, che è una rosa che nasce, rimane nell'inverno, rimane così seppellita sotto la sabbia, poi a un certo punto inaspettatamente fiorisce. E ce ne parla più fluentemente? Ma sì, è chiaro che la metafora è molto efficace, perché appunto Patricia Deegan è una sopravvissuta che ormai è diventata una promotrice di tantissimi eventi formativi per altri sopravvissuti e per i professionisti negli Stati Uniti. Sono molto felice che abbia accettato la mia proposta di tradurre questo suo testo, che si intitola La cospirazione della speranza. E la metafora della rosa di mare è una metafora molto efficace per dire che, come dire, da un certo punto di vista, le fasi peggiori della nostra esistenza sono fasi in cui veniamo sostanzialmente sommersi dal dolore, dalla disperazione, e questa fase in cui veniamo sommersi è ben espressa dal fatto che la rosa di mare rimane durante questi inverni della nostra esistenza nascosta sotto la superficie della sabbia e gli altri non la vedono. Ma l'invito di Patricia Deegan è a pensare che la rosa di mare c'è e che quindi tutto il capitale di risorse, di capacità di superare la propria fase di maggior sofferenza può emergere, e quindi ai professionisti viene chiesto di avere consapevolezza che questo accadrà, che l'inverno finirà, che la rosa di mare uscirà dalla sabbia e si manifesterà nella sua bellezza. E quindi questo è esattamente il tema di tutte le storie positive della mia collana di libri e anche del contributo specifico per i professionisti, no? Cioè di avere la consapevolezza che al di sotto della superficie, che è quella della sofferenza che travolge le vite di alcune persone, c'è sempre il nucleo delle risorse che noi dobbiamo, come dire, coltivare e credere che esista. Il professore Galeazzi però sottolineava anche che
mi sembra la stessa Patricia Deegan, ha dato delle indicazioni molto ferme, dure per gli operatori, insomma, delle indicazioni da rispettare per mantenere la dignità della persona che compie il percorso. Sì, professor Galeazzi, nel suo contributo di ieri è stato molto, come dire, efficace nel sottolineare questi 10 punti del testo della Patricia Deegan, che sono 10 punti in cui Patricia Deegan mette il dito nella piaga delle pratiche attuali della psichiatria, non solo americana, ma anche ovviamente della nostra psichiatria, perché il fatto stesso, appunto, di sottolineare, come dire, il tema di dove, come dire, vanno in bagno gli utenti e dove vanno in bagno gli operatori, e di chiedere se sono bagni distinti o gli stessi bagni, è esattamente, come dire, andare al cuore della differenza che si crea tra l'universo dei professionisti e l'universo di chi accede ai nostri servizi. E sono tutte domande scomode anche per me. Sono tutte domande scomode anche per me, perché come responsabile di servizi quelle domande mettono me anche in grande difficoltà. Io penso che tra speranza e disperazione, insomma, dobbiamo anche chiarirci che cos'è sta speranza, insomma, cioè, non può essere la speranza in qualcosa che, così, un giro fortunato della sorte, insomma, deve essere forse qualcosa anche di un po' spiritualmente elevato, cioè un affidarsi anche al fatto che c'è un contesto più ampio che deve convergere in un'opportunità per la persona che soffre. Sicuramente uno dei messaggi del libro è che le speranze, per essere enfatiche e poco realistiche, devono essere condivise, devono essere semplici, ma sempre condivise con altre persone. Il tema che lei pone è il tema, appunto, che gli aspetti anche della spiritualità sono quasi sempre degli aspetti condivisi con altre persone, si fa parte di comunità in cui, come dire, il legame spirituale è uno degli aspetti di relazione reciproca, e questa relazione reciproca è un ingrediente necessario nei percorsi positivi, perché altrimenti diventa una sorta di responsabilità individuale lo sperare, il guarire, eccetera. No, qui il messaggio è molto chiaro: non è una responsabilità individuale, è il avere una persona che ci crede ciecamente alle tue possibilità di guarigione è un ingrediente essenziale. Quindi c'è sempre un altro, che può essere una persona o una comunità, che crede, questo credere può essere qualcosa che può sembrare insensato in certi momenti, quando le cose sembrano andare malissimo, però questa altri la definirebbero fede, però questa fede nella possibilità di è esattamente il credere che la rosa di mare
emergerà da sotto la sabbia, anche se tutto fa pensare che sia una cosa molto improbabile. Questa è in qualche modo una dimensione condivisa che anche il testo, ad esempio, di Akiko Art, che è un testo che viene dal movimento degli uditori di voci, che dice: il fatto stesso di essere in gruppo, anche se il gruppo è dominato dalla disperazione, l'essere in gruppo crea speranza. Il semplice condividere la disperazione con altre persone è già un seme positivo. Anche perché l'intelligenza di gruppo, insomma, si sviluppa così, insomma, sintonizzandosi, e poi dovremmo impararlo sempre di più, perché qui stiamo passando da una catastrofe all'altra, e quindi stiamo imparando questo valore della connessione, interconnessione di tante cose, anche invisibili, insomma, quindi... E quindi noi ci avviciniamo a quello che sarà una seconda puntata sul dialogo aperto, perché sì, anche con la speranza non si possono nutrire false illusioni, così, però l'importante è stare vicino alla persona ed essere sempre lì disponibili a darle una mano, insomma. Sì, ci sono nel libro due capitoli dedicati al dialogo aperto, uno più teorico di Tom Archil, che è venuto anche qui a Modena nel 2018 e che sta collaborando con la Regione Emilia-Romagna sulla introduzione delle pratiche dialogiche qui nel nostro contesto regionale. E poi c'è un capitolo invece dedicato ad un'esperienza di dialogo aperto con una famiglia e con una persona che aveva avuto un ricovero per un episodio di scompenso. Il dialogo aperto è in questo momento uno degli approcci in cui è più chiaro l'importanza della condivisione e del fatto che il professionista ha soprattutto un vincolo di ascolto e di condivisione delle scelte. Ed è chiaro che in un contesto in cui i livelli di condivisione aumentano, aumenta anche la condivisione delle aspettative positive rispetto all'evoluzione della situazione, perché questo, come dire, impedisce alla persona che sta male di isolarsi, di attribuirsi, come dire, una sorta di responsabilità impropria sui motivi per cui è entrato in crisi. Questa, come dire, del dialogo aperto per me è stata, spero che sia anche per molti altri, l'occasione per pensare al professionista non come uno che offre soluzioni, ma come qualcuno che condivide la ricerca di una soluzione che non è nel portafoglio esclusivo del professionista, ma è anche nelle cose, nelle persone intorno a chi sta male.